conosciuta questa. Sì. Rammarico per il punto, due punti o uno guadagnato, come lo giudica? Più due punti persi alla luce di quello che è accaduto in 90 minuti. Ma come hanno giocato, se guardo la prestazione dei miei ragazzi, credo di sì, penso che non dica una fesseria se dico che l'occasione l'abbiamo avute più noi. Mi è piaciuto anche con che personalità hanno affrontato la partita, dove magari a livello nervoso potevamo perdere qualcosa, invece i ragazzi sono sempre stati concentrati, hanno tenuto il pallone nel gioco, hanno creato occasioni, sono stati lucidi. È chiaro che spesso, visto la terza partita che faccio, creiamo molto, riusciamo ancora a concretizzare poco, però il fatto che creiamo è quello che mi soddisfa. Poi piano piano troveremo anche l'alchimia a fare qualche più gol. Oggi nel primo tempo ha avuto un'occasione Cesca, ha avuto Carboni, ha avuto Cuffa, è stato bravo, molto bravo Marconato, come è stato bravo Rossi nella conclusione da fuori del giocatore della San Benettese, è riuscito a toccare con le dita una palla insidiosa. Mister, si aspettava una Samb di questo genere? Ma mi aspettavo sicuramente una squadra che voleva assolutamente accorciare le distanze da noi, quindi con pressione addosso, che a volte la pressione non aiuta ma toglie lucidità, quindi può venire fuori una squadra che diventa arrembante oppure una squadra che può soffrire la troppa pressione. Questo io ai miei ragazzi ho parlato di cercare di giocare, di stare organizzati, di creare, di saper aspettare, di colpire quando era il momento attraverso il gioco, perché questa è la preparazione che ho cercato di dare ai ragazzi e secondo me l'hanno fatto, mi hanno soddisfatto in questo, mi è piaciuta come con quale freddezza sono stati attenti e pronti a creare. Poi dopo tener conto, io batto molto sui miei ragazzi di cercare di trovare come squadra bisogna crescere noi, poi vengono gli avversari, vogliono questo tipo di mentalità perché credo che sia una squadra che possa dare ancora di più di quello che ha dato, anche se si chiama Portogruaro, perché è una squadra che ha ragazzi interessanti. Al suo ingresso in campo, è entrato in campo diciamo tra l'indifferenza del pubblico, questo l'ha amareggiato un po'? No, assolutamente. Io l'esperienza di San Benedetto me la porto con me perché è un percorso nuovo della mia carriera. Io ho già fatto una carriera da giocatore, adesso sto iniziando una carriera da allenatore e la tappa di San Benedetto mi ha già insegnato tante cose. La prendo con umiltà perché se si va a vedere quegli anni, quando siamo partiti dalla ricostruzione appunto di una squadra che era fallita, spendendo poco abbiamo insieme a chi l'operatore di mercato abbiamo individuato ragazzi che adesso uno gioca a Nazionale Under 21, uno è un difensore che è più richiesto in Serie A, si chiama Esposito, Loviso è stato rilanciato, queste tutte scelte che inizialmente era una squadra che non aveva un giocatore, quindi come tipologia di lavoro da allenatore parlo e da è stato importante per la mia crescita, però non si nasce imparati, no? Piano piano si impara il lavoro anche sbagliando, ma anche facendo questo tipo di esperienza, perché una piazza come San Benedetto è una piazza importante, dove c'è storia, dove ha un passato importante e saperla guidare, anche perlomeno stare in panchina per poco tempo, mi ha dato qualcosa. E di questo ringrazio i Tormenti. Posto così? Buonasera a tutti.